Oggi pomeriggio andiamo a realizzare una torta al cioccolato, uno sformato di verdure e un pollo croccante, e un pollo croccante a lime, come mi è capitato di dire ogni tanto. Cerco di trovare delle ricette che siano il più vicino possibile alle nostre abitudini, ai nostri modi di cucinare, e cerchiamo di andarle a interpretare in modo nuovo, diverso, con un tipo, una modalità di cottura che chiaramente sono innovativi. Quindi cerchiamo di rimanere legati alle nostre abitudini di cucina e magari cambiamo il modo di arrivare allo stesso risultato, a volte anche ad un risultato migliore. Lavoreremo con questi due forni che sono un 339 alla mia destra, cioè il forno multifunzione più completo, top di gamma, più grande, il 33 litri, e lavoreremo con l'Extra Space, forno 25 litri, più compatto, con delle particolarità che poi avremo modo di incontrare, di cui avremo modo di parlare man mano che andiamo avanti con la specificità delle ricette, quindi dei programmi di cottura che andremo ad utilizzare. Cominciamo con una torta al cioccolato. Anche qui ho cercato di prendere la ricetta che fosse più una delle ricette più facili da trovare e da andare a interpretare. Quindi faremo una torta base yogurt che andiamo ad aromatizzare con del cioccolato, e oggi faremo una piccola variante sul tema rispetto a quelle che abbiamo fatto fino ad oggi, che affronteremo insieme adesso che andiamo a montare la torta. Mi scanso solo il verde che avevo messo per un attimo di decorazione. Ok, e cominciamo con il cioccolato. Okay. Ho del cioccolato fondente al 70%, sono 100 grammi di cioccolato che andrò a fondere con l'uso del microonde. Una cosa importante: il cioccolato è un prodotto particolarmente sensibile, ma si può lavorare molto bene con il microonde con una piccola e particolare attenzione. Io andrò a sciogliere il microonde con dei cicli di cottura di 30 secondi. Qual è la cosa importante? Il cioccolato è un prodotto che fonde a temperature bassissime. Il cioccolato si scioglie già a 30 gradi, 28, 29, 30 gradi, quindi non è necessario arrivare ad alte temperature, perché se scaldiamo troppo il cioccolato otteniamo l'effetto contrario, cioè bruciamo il burro di cacao per una temperatura troppo elevata, il cioccolato si rapprende e non lo potrete più utilizzare, siete costretti a doverlo buttare e ricominciare da capo. Se scaldiamo molto lentamente, otteniamo un risultato perfetto e potete utilizzarlo senza il minimo problema. Per fare questo andiamo a lavorare i 100 grammi di cioccolato a cicli di 30 secondi. Qualunque microonde, schiacciando semplicemente il tasto start, partirà con un ciclo di cottura a 30 secondi alla massima potenza. È un'impostazione standard per tutti i microonde. Quindi la cosa importante, ripeto, è non andare oltre i 30 secondi, in modo tale che io non scaldi troppo, non scaldi eccessivamente il cioccolato. Con l'aiuto di un cucchiaio, non farò nient'altro che girare ogni tanto il cioccolato per scioglierlo in maniera omogenea. Elena, sì, io in realtà ho il segnale che vedo attraverso il PC e vedo e sento. In basso a destra sullo schermo, dove vedete tutte quante le inquadrature delle telecamere, ci sono tre puntini in alto, ci sono tre puntini verticali. Se schiacciate lì vi compare una finestra dove potete abilitare sia l'audio che la telecamera. Quindi abilitando l'audio, regolando il volume, dovreste sentire in maniera regolare. Detto questo, come vi dicevo, scaldo il cioccolato a cicli di 30 secondi. Il primo chiaramente è quasi solo un semplice riscaldamento, quindi passo al secondo. E rispondo alla domanda sulla possibilità di rivedere le registrazioni. Sì, come dicevo anche stamattina, stiamo studiando un modo per costruire un canale, realizzare un canale attraverso il quale voi possiate
un link diretto, accedere a tutte le registrazioni che sono state fatte per poter vedere tutte le puntate dei corsi che abbiamo registrato fino ad oggi. Quindi sarete informati automaticamente attraverso la mail con cui vi siete registrati per seguire l'appuntamento di oggi pomeriggio e vi arriverà un link diretto attraverso il quale potrete accedere a tutte le registrazioni dei video che sono stati realizzati fino ad oggi. Come vedete, già si comincia a sciogliere, quindi vi ripeto, è necessario pochissimo per poter sciogliere il cioccolato. E la cosa importante è non scaldare mai troppo. Siamo al terzo ciclo automatico da 30 secondi, di solito con 3 o 4 otteniamo un cioccolato perfettamente sciolto. È ovvio che se la quantità di cioccolato dovesse essere maggiore, avrete necessità di un ciclo o due in più di riscaldamento per poterlo sciogliere in modo completo. Dopodiché, una volta sciolto il cioccolato, lo appoggeremo più per un attimo, andiamo a montare ad assemblare la base della nostra torta, e l'ultimo elemento che andiamo a incorporare è il cioccolato. Sempre perché è bene, come regola generale, rispettare l'assunto di non mischiare insieme ingredienti che sono a temperature troppo diverse tra loro, okay? A meno che non sia espressamente richiesto dalla preparazione che voi state realizzando. Diciamo che in genere è preferibile non unire mai ingredienti che sono a temperature troppo distanti tra loro, sia per quanto riguarda il freddo che per quanto riguarda il caldo. Come vedete, io già ho ottenuto, solo girando, vedete? Ho fatto 3 cicli da 30 secondi e già il cioccolato è perfettamente sciolto. Ok? Quindi direi che già con 3 cicli da 30 secondi di microonde abbiamo ottenuto un cioccolato perfettamente sciolto. Ok? Eccolo qui. Lo facciamo riposare per un attimo e intanto andiamo a montare, come dicevo, la nostra torta. Ho scelto di partire da una base di yogurt. Adesso vi darò tutti, ripeterò costantemente anche tutta la parte, la quantità di ingredienti di ciò che andiamo ad utilizzare per le nostre preparazioni, quindi non vi preoccupate, sarà tutto, ripeterò costantemente anche le quantità e le ricette delle ricette e i dosaggi di tutto quello che andiamo a utilizzare. È uno yogurt bianco, chiaramente. E cosa importante, io adesso andrò a pulire con un pezzo di Scottex il mio vasetto che utilizzerò come unità di misura della torta che vado a realizzare. Questo per una velocità di realizzazione e soprattutto anche per un modo di procedere magari diverso dal solito. Ora, allora, ripeterò costantemente tutti gli ingredienti. La quantità di cioccolato sono 100 grammi. Lo yogurt è uno yogurt bianco, ma potete utilizzare con questo principio lo yogurt che più preferite da associare al gusto della torta che state realizzando. Quindi yogurt alla banana, assolutamente sì, soprattutto con il cioccolato. E uso ciotole di acciaio. Sì, una domanda costante che mi viene fatta tutte le volte, e a volte ho risposto automaticamente. Potete utilizzare delle ciotole di acciaio all'interno del microonde se la ciotola è di acciaio puro, quindi non si tratta di materiale smaltato o ricoperto. Okay? Se sono ciotole che sono contenitori, ciotole, insalatiere, che vengono vendute come acciaio cromo puro, allora sì, potete tranquillamente lavorarlo all'interno del microonde. Se si tratta di materiale smaltato rivestito, rischiate che ci siano problemi. Ma se lo acquistate come acciaio vero, intero, allora sì, potete procedere tranquillamente a lavorarlo all'interno del microonde. Sto
almeno due uova, ok? Ho messo un vasetto di yogurt, ho messo due uova e mettiamo due vasetti di zucchero. Quindi zucchero bianco semolato. Se gradite potete mettere una quantità di zucchero inferiore, dipende magari dal gusto che state abbinando con la torta. Considerando che noi facciamo una torta al cioccolato, posso anche scegliere, facendo prevalere, volendo far prevalere il gusto del cioccolato, magari di mettere meno zucchero e dare risalto e corpo a un cioccolato che comunque ho utilizzato al 70%. Quindi un cioccolato fondente al 70%. Abbiamo messo un vasetto di yogurt, due vasetti di zucchero e due uova. Passo con una frusta a lavorare il mio impasto. Questa operazione la potete fare tranquillamente con uno sbattitore elettrico, con una planetaria, con quello che vi trovate ad avere, come rimane più comodo. Sicuramente, se riuscite a sbattere in maniera più energica all'inizio le uova con lo zucchero, otteniamo un composto che potrà crescere meglio durante la cottura. Vado a mettere una bustina di lievito, lievito istantaneo per dolci normalissimo, quindi so che esistono in commercio dei lieviti fatti apposta per la cucina con il microonde, ma sono abituato da sempre a lavorare con un lievito istantaneo normalissimo. Quindi una bustina di lievito, anche qui giro in maniera abbastanza energica per evitare che anche il lievito possa fare dei grumi all'interno dell'impasto. Adesso inserisco progressivamente, uno per volta, tre vasetti di farina 00 di grano pieno. E se volete fare la torta con un dolcificante, che sia qualunque tipo di dolcificante diverso dallo zucchero, considerate che per quanto riguarda la truca dovete andare ad una quantità che solitamente è un terzo rispetto a quella che è la quantità dello zucchero che si viene ad adoperare in maniera abituale. E dicevamo farina, quindi farina di grano tenero, tre vasetti messi sempre uno per volta per evitare che si possano fare i grumi all'interno dell'impasto. Abbiamo messo il primo, metterò il secondo. Chiaramente adesso l'impasto andrà ad addensarsi, a diventare più pesante, man mano che io incorporo farina, riprenderà, si allenterà, riprenderà morbidezza alla fine quando andremo a mettere la parte dei grassi e quindi dell'olio. Sono al terzo vasetto di farina. Oggi faccio una leggera variante, metto poco meno del terzo vasetto di farina, inserirò nell'impasto 1 o 2 cucchiai di cacao in polvere per dare più corpo e più valore alla parte del cioccolato. Quindi, invece che mettere 3 vasetti completi di farina, ne lascio indietro una parte, aggiungerò del cacao corrispondente alla parte mancante di farina che ho messo. Ora l'impasto si addensa. Vado a mettere
l'olio di semi. Allora, Vincenzo, di nuovo buon pomeriggio. Bustina di lievito a 16 grammi, quella più grande regolarmente in commercio. Quindi lievito istantaneo per dolci, bustina grande da 16 grammi. Il cioccolato fonde a 28 gradi, 27, tra i 27 e i 30 gradi, tra che si tratti, anche se il cioccolato bianco intorno ai 25-26, il cioccolato fondente 28-30 gradi. Quindi, ripeto, è sempre bene mantenere una temperatura bassa quando si va a sciogliere il cioccolato per evitare che si possa bruciare il cacao. Allora, olio di semi di girasole in questo caso, quindi faccio un vasetto di olio che andrò a incorporare metà per volta. Stesso discorso, faccio in modo di consentire agli ingredienti di amalgamarsi sempre in maniera lenta e costante. Anna Maria, puoi utilizzare farina e fecola mescolate tranquillamente nelle proporzioni che preferisci, la quantità di farina che andrai a mettere, comunque la quantità di secco che andrai a mettere è sempre quella, nel dosaggio della parte secca decidi tu che proporzione dare tra farina e fecola, ok? L'olio che stiamo utilizzando è un olio di semi di girasole e Orazio, la proporzione tra farina e cacao la puoi decidere te. Io in realtà ho messo due vasetti e mezzo, due vasetti e tre quarti di quasi tre, dai. Dai tre vasetti di farina io ho tolto l'equivalente di 2 cucchiai di farina, inserirò 2 cucchiai di cacao, ok? Proprio perché il cacao mi serve a dare quel corpo in più da affiancare al cioccolato fuso. Metto la seconda metà dell'olio di semi. E una volta incorporato l'olio, vado a mettere il cioccolato. E come vedete, è sempre qui, lo abbiamo sciolto, è sempre liquido, ok? Non è più caldo, chiaramente, come appena fuso lo vado a inserire, lo vado ad aggiungere al mio impasto. Allora, messo il cioccolato, lo giro e l'ultimo elemento che vado a mettere sono i 2 cucchiai di cacao in polvere. Cacao amaro, chiaramente. Ho dosato il cacao insieme al cioccolato? Il cioccolato, una volta che l'ho sciolto, è una parte liquida che vado ad aggiungere all'impasto della torta, quindi l'impasto della torta mi si ammorbidisce, ok? E questo mi comporterà un allungamento del tempo di cottura. Voglio che non, la mia cottura non vada troppo oltre, e quindi la parte di cacao che vado a mettere mi compensa la liquidità del cioccolato fuso, ok? Quindi ho del cacao amaro in polvere, ne metto 2 cucchiai, 2 cucchiai, ne metto 2 cucchiai rasi, ok? Questo è un cacao molto fino, se avete modo potete anche setacciarlo per evitare che rimanga in grume. Quindi fatto questo, passiamo a mettere la nostra torta in teglia, ok? Ecco fatto. Adesso prendiamo la nostra tortiera, ok, e cominciamo a parlare di cotture in modalità crisp. Buona parte di tutte le ricette che noi abbiamo scelto
per questi corsi valorizzano la modalità di cottura crisp, che è, se vogliamo, la punta di diamante dei forni a microonde Whirlpool da sempre. Brevetto Whirlpool unico che ha, per certi versi, cambiato completamente il modo di concepire la cottura con il microonde. Questa è una tortiera più piccola, diametro 19, che non avete in dotazione solitamente con i forni, ma che potete tranquillamente acquistare in qualunque negozio o direttamente anche online. Parliamo dello stesso materiale del piatto crisp che invece avete in dotazione con il forno, e adesso trovate comunque in commercio teglie e tortiere di diverso diametro, di diversa altezza, che vi consentono di poter realizzare tante cose con la cottura crisp, come la torta che stiamo facendo adesso, con l'aiuto della spatola. Mi trasferisco l'impasto all'interno della mia tortiera. Io ho un'accortezza in più rispetto a quello che potete fare voi. Metto con un sporco la tortiera crisp con un filo di olio, ok? Come se stessi imburrando lo stampo o la teglia o la tortiera. Sono teglie antiaderenti, quindi non ce n'è bisogno. È un'accortezza in più che ho io da sempre, perché essendo le nostre delle teglie che vengono stressate in modo abbastanza consistente, direi quotidiano, è un modo per, come dire, salvaguardare di più, la teglia che viene utilizzata tanto. Ripeto, materiale antiaderente, quindi non ce n'è strettamente bisogno se se ne fa un uso casalingo o domestico. Con l'aiuto di una spatola, adesso tiriamo giù l'impasto della torta, lo mettiamo in teglia. Okay. E lo trasferiamo direttamente dentro alla tortiera crisp. Tiro giù tutta la parte di impasto che rimane attaccata nel contenitore della ciotola. Ecco fatto. Adesso vado a mettere sulla superficie della torta, come nota in più, della granella di pistacchio. Quindi copro la superficie della torta con della granella di pistacchio, ok? Che è una nota in più che voglio mettere nella ricetta. Trovate l'arancia nella lista degli ingredienti che avevo predisposto per gli ingredienti della torta, avevo messo dell'arancia candida. Sono già due o tre volte che nel reperire la spesa, come tutti al supermercato, non trovo i canditi chiaramente nel periodo estivo, e quindi opto per una variante fatta con della cannella di pistacchio, che io ho messo semplicemente sopra, ma che se volete potete anche aggiungere all'interno della torta. E andiamo a cuocere. Entriamo nel discorso dei programmi di cottura del forno. Questo, come dicevo, 339, modello multifunzione più grande da 33 litri, che vi dà la possibilità di poter cuocere al microonde normale con il grill, con l'aria forzata, quindi con l'equivalente del forno ventilato, con il dual crisp, programmi di riscaldamento, programmi di scongelamento, programmi combinati, microonde grill, microonde aria forzata, e anche con lo steam, con il vapore. In più una cartella chef menu con 40 programmi preimpostati di cottura divisi per tipologia di cottura e di prodotto, e 10 programmi speciali. Ok? Quindi si apre un panorama amplissimo, praticamente tutto lo scenario della cucina, e io andrò a cucinare la torta con programma che già il forno prevede per la cottura delle torte del pan di Spagna, che nel caso specifico è il programma 21. Se non avete questo forno specifico, il programma che vi sto indicando è solitamente disegnato, riporta come icona sulla leggenda, che come vedete è sempre in testa a tutti i forni Whirlpool. L'icona che contraddistingue il programma che sto per utilizzare è uno spicchio di torta, quindi è facilmente riconoscibile. Su altri
modelli di forno è riportato lo stesso programma, ma magari ha un numero diverso e quindi lo potete tranquillamente riconoscere. In questo caso, ripeto, è il programma 21, quindi Chef Menu, programma 21, scusate, Chef Menu, programma 21, e parto. Altra caratteristica fondamentale dei nostri forni, allora, ho 10 minuti e 30 di cottura, ok? Il forno mi calcola automaticamente il tempo di cottura, perché, come vi stavo anticipando, questi forni lavorano nella maggior parte dei programmi che sono memorizzati con il sesto senso, quindi con quella funzione automatica che calcola il tempo di cottura del vostro prodotto in base al peso. E questo vale sia per i programmi di scongelamento, che di riscaldamento, che di cottura, ok? Quindi inserendo il peso del prodotto che avete messo all'interno del forno, il forno calcola automaticamente il tempo di cottura necessario. E allora, allora cerco di andare per gradi. Allora, il GT369 non ricordo, rispondo sul GT369, non ricordo se il programma ha la funzione corrispondente di cui stiamo parlando. Rispondo a due o tre domande che mi sono arrivate. Si può tranquillamente cuocere la torta in modalità manuale, ok? Ogni volta che comunque noi avremo modo, o io lavorerò con un programma automatico, avrete comunque la possibilità di lavorare in modalità manuale. Quindi lavoro con il crisp in modalità manuale. Tenete presente che rispetto a una torta che cuocerà in 10 minuti e mezzo, alcune volte, se lavoro in modalità manuale, rispetto al programma preimpostato del forno, avrò bisogno di 1 minuto, 1 minuto e mezzo in meno di cottura. Quindi potete tranquillamente lavorare in modalità manuale. Tenete presente, come fattore di calcolo dei tempi di cottura, che di solito i forni a microonde con cui stiamo lavorando lavorano su un terzo o un quarto del tempo che ci vorrebbe con un forno normale. Una torta come questa cuocerebbe in 45 minuti e noi andiamo a cuocere in 10 minuti e mezzo. Quindi, calcolato questo, potete tranquillamente considerare che, come su un forno, per i primi 20-25 minuti non avete modo di aprire lo sportello del forno perché la torta sta lievitando, lo stesso succede qui nei primi 5 minuti. Dopodiché, dopo 6 o 7 minuti, comunque potrete controllare la torta e verificare lo stato di cottura. Però vi dico indicativamente che per una torta come questa, lavorando in modalità crisp manuale con qualunque modello di forno, intorno ai 9 minuti abbiamo una torta perfettamente cotta. Questo l'abbiamo detto. Allora, tortiera in silicone, sì, tortiera in silicone se ne possono utilizzare. Si apre un capitolo legato ai supporti che trovate in commercio per poter cuocere all'interno del microonde. Anticipo una cosa che avrei detto immediatamente dopo. Potete tranquillamente utilizzare silicone, potete utilizzare anche altri materiali all'interno del microonde. Vi consiglio una cosa importante, verificate. Col fatto che si vendono ormai in commercio supporti di qualunque tipo, di qualunque materiale, soprattutto di qualunque costo, l'unica accortezza che vi chiedo di avere è quella di andare a verificare che ciò che state comprando sia compatibile o sia venduto come certificato per la cottura all'interno del microonde. Primo perché i supporti che voi andrete a utilizzare con il forno saranno a diretto contatto con gli alimenti che mangerete, quindi è fondamentale che comunque ciò che state utilizzando sia certificato per l'uso specifico che ne farete. Secondo, perché altrimenti rischiate che poi, se questo non è vero, si possano compromettere anche i materiali e magari lo stesso forno usando dei materiali che non sono poi effettivamente compatibili per la cottura microonde.
Cottura manuale, intendo cottura crisp, ok? Quindi la cottura della torta specifica che stiamo facendo adesso la potete fare in modalità manuale con il programma crisp diretto, selezionando il tempo di cottura e andando poi a controllare la torta esattamente come faremo noi adesso al termine della cottura che stiamo facendo. Non ho messo nessuna alzata all'interno del forno, ho messo la teglia direttamente a contatto, ho appoggiato la teglia sul piatto rotante del forno a microonde, non c'è nessun supporto in questo caso. No, Donatella, buon pomeriggio di nuovo e ben trovata. No, quando andate a cercare, comprare ci sono, c'è il formaggio che si è cancellato, c'è il simbolo del microonde dietro, che è quello classico che denota la certificazione per l'uso del microonde, quindi una volta che trovate quello, tecnicamente l'azienda che vi vende il prodotto vi certifica anche che il prodotto è stato testato all'interno del microonde. Ora, Emanuela, lì bisogna calcolare il tempo, calcolare bene il tempo, lavorando in modalità manuale, se sopra si cuoce troppo velocemente sotto rimane bianca, può darsi che sia semplicemente un tempo di cottura, non so il modello del forno, quindi non so se riesco a esserti d'aiuto, magari sapendo il modello del forno devo, scusami, visto che sia galoppante, non so se dandomi il modello del forno riesco a esserti d'aiuto magari in maniera più precisa o più completa. Martina, no, le tortiere sono quelle per il microonde e vanno utilizzate per il microonde, cioè queste che comprate come tortiere crisp si utilizzano per il microonde per le funzioni crisp, non le utilizzate all'interno del forno normale perché rischiereste di rovinarle. Ok? E una cosa importante. Adesso mancano 3 minuti alla cottura della nostra torta. Io so già, avendola già fatta tante volte, che sarà probabilmente necessario allungare, credo, di 1 minuto, 1 minuto e mezzo la cottura, perché come vi dicevo prima, io ho un impasto, ho lo yogurt, ho messo il cioccolato, per quanto abbia aggiunto del cacao, ho comunque un impasto abbastanza liquido, quindi umido, quindi è molto probabile che la torta avrà bisogno, rispetto ai 10 minuti e mezzo che il programma mi dà, di 1 minuto, 1 minuto e mezzo in più di cottura. Questo che significa? Significa che comunque considerate sempre che tutti i programmi che voi trovate memorizzati all'interno dei forni sono sempre comunque delle linee guida, sono dei programmi testati in laboratorio, efficaci, efficienti, sicuramente molto performanti, ma poi di fatto in base al prodotto che io vado a inserire e che voglio cuocere, dovrò trovare una misura per arrivare al prodotto giusto finito. All'inizio dei nostri appuntamenti facevamo la torta di mele, è una torta che posso cuocere sempre con questo programma, però anche lì la presenza delle mele all'interno dell'impasto che rilasciavano umidità e acqua mi obbligava a un paio di minuti in più di cottura, perché altrimenti al centro sarebbe rimasta poco cotta. E io farò nient'altro che quello che si fa sempre, cioè con uno stecchino di legno andrò a controllare il grado di cottura della torta e deciderò se ci siamo oppure no, anche perché poi io posso fare impasti diversi, posso fare torte diverse, quindi poi una volta che ho trovato la giusta misura per quella torta, il forno lavorerà sempre nello stesso modo, quindi avrete una garanzia di standard di prodotto che rimane sempre uguale. Ok? Però le prime volte è necessario magari aggiustare il tiro per arrivare al risultato giusto. Trovato quello, la vostra ricetta sarà tarata e replicabile sempre nello stesso modo. Ok? Il modello è il 469, quindi è il cugino di questo. Allora, quello aveva, se non ricordo male, aveva la resistenza al quarzo, se non è GT469, aveva resistenza al quarzo, quindi dovresti riuscire, innanzitutto devi cuocere la torta senza mettere rialzi sotto, quindi appoggiando la tortiera direttamente sul piatto crisp. Dopodiché
Dopodiché il GT4 J9, se non ricordo male, aveva il programma per la cottura delle torte. Vado a memoria, quindi ti prego di prendere i miei ragionamenti con il beneficio del dubbio della verifica. Se c'è il programma della torta, il programma della torta potrebbe aiutarti a controllare la resistenza al quarzo di quel forno. Altrimenti devi provare semplicemente a cuocere, prolungando leggermente la cottura, cercando di evitare che ti si possa bruciare eccessivamente in superficie. Siamo al termine della cottura. Io adesso farò la prova. Faremo insieme la prova dello stecchino. Giorgia, arrivo subito con il recap di tutta la ricetta. Tranquilla, adesso ripeto tutto dall'inizio. Come vi dicevo, questa è la torta. Dovete scusare, ma io sono al contrario, quindi faccio fatica. Ok, questa è la torta cresciuta. Io faccio nient'altro che la prova classica dello stecchino. Un po' di impasto mi rimane ancora attaccato, quindi come vi dicevo, io gli darò 1 minuto e mezzo per arrivare. E lo posso fare tranquillamente con il crisp. Ho due possibilità. Quando lavorate con un programma che è preimpostato e nebulizzato con il forno, se fate la prova prima che il forno abbia terminato la cottura, a termine cottura, quando il forno vi dirà che la cottura è finita, potrete semplicemente schiacciando il tasto start prolungare la vostra cottura per ogni pigiata a cicli di 30 secondi. Ok, quindi ogni volta che pigiate date 30 secondi e la prolungate nel tempo che volete. Altrimenti, sempre prima che finisca il tempo di cottura, girando la manopola, potrete tranquillamente allungare il tempo di cottura per ciò che vi occorre. Ok, per il tempo che vi serve, scusate. Emanuele, ok, sì, la procedura è quella. Il piatto appoggiato direttamente sul la tortiera appoggiata direttamente sul piatto rotante di vetro del microonde, te lo confermo. Vincenzo, questo qui è l'extra space, il codice mi sfugge a memoria in questo momento. Adesso ti dico come procedere qui, che è uguale, cioè la tortiera appoggiata direttamente sul piano del forno, ok? Cottura crisp. Anche qui ti direi orientativamente intorno ai 9 minuti e poi la prova del 9 fatta con lo stuzzicadente che ti va a verificare l'effettivo stato della cottura della torta. Ok? Pinza che avete in dotazione con il forno. Ok? E come vedete, ve lo faccio vedere perché mi avvicino, perché lavoriamo con la videocamera fissa, quindi se io non mi avvicino voi non vedete. Questo è il risultato della torta. Ok, anche cresciuta in superficie e lo stuzzicadente è perfettamente asciutto. Quindi io ai 10 minuti e 30 che il programma mi dava per la cottura della torta ho aggiunto 1 minuto e 30, quindi in 12 minuti ho cotto una torta che in forno tradizionale mi avrebbe cotto in 45 minuti. Senza contare il tempo di preriscaldamento del forno tradizionale che avrei dovuto avere, che in questo caso chiaramente non ho avuto. Quindi dobbiamo anche tenere in considerazione non solo un risparmio in termini di tempo, ma un equivalente risparmio anche in termini economici. Ripeto da capo quello che abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato una torta al cioccolato con un impasto realizzato con un vasetto di yogurt bianco, 2 vasetti di zucchero, 2 uova, una bustina di lievito istantaneo per dolci, quella più grande, 16 grammi, 3 vasetti di farina, in realtà 3 vasetti meno 2 cucchiai, ho aggiunto 2 cucchiai di cacao amaro in polvere e un vasetto di olio di semi, 100 grammi di
il cioccolato fondente al 70% che abbiamo sciolto e io ho aggiunto in superficie della granella di pistacchio, ok? Direttamente impasto versato all'interno della tortiera crisp, cotto con il programma delle torte già in memoria del nostro forno per complessivamente 12 minuti. Ovviamente per poter sformare la torta dovete aspettare un attimo perché adesso così bollente ovviamente si rischia di romperla. È quasi è matematico, certo che si rompa se io la vado a girare adesso, la fate freddare un attimo e poi la staccate dall'impasto, un po' di zucchero a velo e la torta è pronta. E no, la tortiera crisp, Vincenzo, la puoi mettere tranquillamente sul fondo del forno senza bisogno di dover utilizzare un altro piatto, quindi lasciala sul supporto. La teglia, Emanuela, sì, la teglia che ho utilizzato per la torta è quella da 19, la tortiera più piccola. No, allora, Orazio. Puoi monitorare il grado di cottura delle torte aprendo tranquillamente il forno, non si pregiudica la cottura, è quello che avevo detto poco fa, cioè è la stessa attenzione che si può avere quando si lavora con un forno normale, cioè l'importante è che non si apra il forno per controllare la cottura nei primi minuti, cioè quando la torta cresce, ok? Negli ultimi minuti di cottura la torta fisserà la struttura e quindi a quel punto posso anche aprire il forno come farei con un forno tradizionale. La differenza è che con un forno tradizionale lo posso fare dopo i 20-25 minuti, con il microonde lo posso fare dopo 5 minuti, 4-5 minuti. Posso a quel punto aprire e lavorare con andare a controllare lo stato di cottura del forno, della torta, scusate. Anna Maria, no, non sempre le torte che si cuociono, che si fanno al microonde, si spaccano sopra. Solitamente dipende da due fattori fondamentali: il tipo di farina che si utilizza e il tipo di lievito che si va a utilizzare. Ci sono dei lieviti che sono molto più forti e che quindi tendono a far esplodere all'interno del microonde, a far crescere molto di più la torta. Quindi, se ti succede che ti si spacca, come ci è successo adesso, può dipendere da una crescita troppo veloce. Quindi, se hai l'abitudine magari di ripetere la stessa ricetta, puoi provare mettendo la stesso o lo stesso o cambi lievito e vediamo se succede la stessa cosa che per esempio l'altra volta non è successa, oppure puoi provare a mettere leggermente meno lievito, ok? E la torta crescerà lo stesso, ma crescerà più lentamente, quindi fisserà la sua struttura in modo leggermente più lento senza evitare spaccature che sono date da una crescita troppo veloce. E Emanuela, se fai la tortiera da 29, allora se raddoppi la dose, sì, non è detto che tu debba automaticamente raddoppiare anche il tempo di cottura, ok? Basta controllare. Purtroppo continuo a ripetere sempre che alla fine si tratta anche qui di dover provare, quindi il fattore esperienziale è quello che poi alla fine farà la differenza. Quindi se usi la tortiera più larga e raddoppi l'impasto, sicuramente ci vorrà più tempo, ma non sono convinto che ci voglia il doppio del tempo. Probabilmente ci vorrà qualcosa di meno rispetto al doppio. Ok? Provo ad alzare il volume del microfono. E allora, adesso, come vi dicevo, passiamo a realizzare un tortino di verdure. Ok? Quindi, mentre io faccio un attimo di pulizia e vi chiedo scusa se passo davanti alla camera, ma non ho modo di fare diversamente da così. Ci prepariamo a cucinare e montare il nostro tortino di verdure. E anche qui faremo come ho pensato sempre di servire a mo' di nuova versione, ok? Ecco perché vi dicevo, la domanda di prima ha anticipato un discorso legato ai supporti per la cucina al microonde, perché andremo a prima a cuocere melanzane e zucchine nel forno a microonde, ok?
utilizzando il piatto crispa come se fosse una padella antiaderente o una piastra sul fuoco, né più né meno. Faremo l'equivalente delle verdure grigliate. Poi monteremo con le verdure dei tortini all'interno di cocottine di coccio di ceramica, ok? Che cuoceremo stavolta nell'extra space, come abbiamo fatto stamattina con il piatto di patate. Ok? Quindi prendo un piatto crisp, ok? Questi sono i piatti che avete regolarmente in dotazione con il forno. Chiaramente il piatto sarà proporzionato alla dimensione del forno che avete acquistato e vado a preriscaldare il piatto che utilizzerò come piastra per fare le cotture. Quindi inserisco il piatto, metto la cottura crisp manuale e faccio andare il piatto per 3 minuti. Ok? Mentre si scalda il piatto, vado a tagliare le lanzane. Donatella ci credo sulla parola, quindi Donatella ci fa presente che ha fatto il tortino che abbiamo fatto l'altra volta. Mi fa piacere che sia venuto bene, ovviamente credo sulla parola, quindi l'importante è che poi, ripeto, sono qui a cercare di dare molto spesso delle idee, e come dicevo stamattina, mi piace trasmettere non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, cioè tante idee o degli spunti che sono sicuramente l'inizio per tanti altri. Ok? Quindi prendo la zucchina, la taglio a losanghe trasversali, ok? Tenendo dei dischi di questo tipo, più o meno tutti della stessa, più o meno tutti della stessa larghezza, ok? E vado poi a tagliare la melanzana. Serve una ciotolina, vado poi a tagliare la melanzana a rondelle, a fettine anche lei, ok? Sempre più o meno dello stesso spessore, della stessa altezza, ok? E cosa vado a fare? Adesso mettiamo un filo di olio e sale sul piatto che sarà incandescente, un filo d'olio e sale, sistemiamo le verdure, un filo d'olio e sale vado in cottura per 7 minuti. Girerò le verdure al termine della cottura per farle rosolare bene anche per un paio di minuti sull'altro lato e quindi complessivamente cuocerò le verdure per 10 minuti. Dopodiché assembleremo il tortino stratificando le verdure con della crema che facciamo insieme. Io ho scelto oggi di utilizzare un Emmental grattugiato. Lo lasciamo come se fosse vegetariano, un tortino vegetariano e non aggiungo varianti. Altre volte abbiamo utilizzato del prosciutto cotto, abbiamo utilizzato del prosciutto affumicato, abbiamo utilizzato dello speck, dei formaggi particolari. Lo potete usare come contenitore di ciò che volete. Potete aggiungere un'altra verdura ripassata a foglia, come volete voi. Vi ripeto, sono sempre tante idee che cerco di trasmettere perché possano essere anche l'inizio di altre preparazioni. 10 secondi e abbiamo il piatto. Un filo d'olio e sale. Quindi piatto caldo, olio. Un giro di olio, cominciamo a sistemare le melanzane che già friggono e le zucchine. Adesso cerco di far entrare quasi tutto, perfetto. Di nuovo un giro d'olio e sale anche in superficie. Ecco il sale.
E vado in cottura, come abbiamo detto, 7 minuti. Programma crisp. Quindi, programma crisp, 7 minuti. E mentre si cuociono le verdure, apro una breve parentesi sulla cottura in modalità crisp. Come vi dicevo, il brevetto con la cottura crisp ha un po' rivoluzionato il sistema e l'idea della cottura che si aveva con i microonde. E questo perché? Perché oltretutto qui abbiamo a confronto due generazioni diverse di forni a microonde, tutte e due con la funzione crisp e con una sostanziale variante che c'è stata nell'ultima generazione, che è quella del 2018, perché mentre fino al 2018 si è parlato di cottura crisp, a partire dal 2018 si è cominciato a parlare di dual crisp. Ok? Che cosa significa questo? Allora, il programma crisp è il programma brevetto storico Whirlpool che prevede una cottura, la combinazione di due fattori per ottenere un risultato di cottura. I due fattori sono le microonde e il grill. Combinandosi tra loro, portano il piatto crisp a una temperatura di 220 gradi testati in laboratorio e abbiamo avuto un cambio radicale del concetto di cottura attraverso un supporto all'interno del forno perché ho una superficie, ho un piatto che mi arriva a 220 gradi e mi trasmette calore dall'esterno verso l'interno e soprattutto dal basso verso l'alto. Quindi tutti i forni a microonde Whirlpool hanno una caratteristica che è quella di avere all'interno della camera di cottura una doppia emanazione di onde, di microonde, di onde. Quando utilizzo il programma CRISP, delle due magnetron che sono all'interno, quello inferiore scalda prevalentemente la fascia inferiore della camera di cottura per consentire al piatto di arrivare alla temperatura di 220 gradi e continuare a mantenere per tutto il tempo della cottura. Dal 2018 c'è stata un ulteriore upgrade perché le variabili che contribuiscono a questo risultato non sono più due, ma sono tre. Abbiamo il microonde, il grill e la ventola. Questo ha determinato una riequilibratura di tanti programmi di cottura che sono transitati da una generazione all'altra e ha fatto sì che alcuni programmi siano cambiati in termini di risultato finale, ottenendo un risultato nettamente migliore rispetto a prima e a volte per ottenere questo è stato necessario che il tempo del programma di cottura si sia allungato di un minuto o un paio di minuti, okay? Perché la combinazione di tre fattori ha fatto cambiare la loro interfaccia, la loro interferenza all'interno del tempo di cottura di un determinato programma. Okay? Ecco perché da CRISP si è cominciato a parlare di dual. Okay. È chiaro che poi a seconda del programma e quindi di cottura e quindi di ciò che si va a cuocere, c'è in determinati momenti della cottura una prevalenza di uno di questi tre fattori perché è necessario per ottenere il risultato finale più performante possibile. Giorgia, sì, alcuni dei modelli di ultimissima generazione non hanno più la pinza, quella fatta doppia così, ma è singola con il pezzo che si incastra. C'è oggettivamente poi la difficoltà di dover prendere soprattutto le tortiere più alte, che non sempre con il gancio singolo si riescono a prendere. La puoi trovare tranquillamente online. Nei negozi difficilmente l'ho vista, ma online si può acquistare tranquillamente. Quindi ti posso confermare che la puoi trovare tranquillamente. Siamo a 2 minuti. Come vi dicevo, abbiamo preso le melanzane e le zucchine. Abbiamo preriscaldato il piatto con la funzione crisp per dual crisp in questo caso per 3 minuti. Abbiamo tagliato zucchine e melanzane a fettine. Abbiamo messo olio e sale sulla teglia, adagiato le verdure, messo olio e sale sulla superficie delle verdure. Siamo andati in cottura modalità crisp per 7 minuti. Appena suonerà il forno, gireremo
le verdure e continueremo la cottura per un paio di minuti e poi passeremo ad assemblare il nostro tortino. Orazio, le caratteristiche del dual crisp sono tre fattori che ho detto, sono il microonde, il grill e la ventola, quindi l'aria, la circolazione dell'aria all'interno della camera di cottura. Io però faccio il giro per prendere una pinza che non ho preso per girare le verdure e io qua, così al termine della cottura giriamo le verdure e passiamo agli ultimi 2 minuti, mentre mi prendo e infrigorifero. Secondi, giriamo le nostre verdure. Poi vi spiego come andiamo ad assemblare il nostro tortino. Ok? Allora, come vi dicevo, giro le verdure per dargli gli ultimi 2 minuti di cottura su tutti i lati. Ok. Allora, di nuovo dentro, un paio di minuti, sempre il dual crisp e siamo pronti. Cosa faremo successivamente? Allora, ho preparato una crema che utilizzerò per assemblare il mio tortino. Molto semplice. 250 ml di panna, un uovo, sale, pepe e noce moscata. E otteniamo una crema che possiamo utilizzare tantissime volte in cucina ogni volta che andiamo ad assemblare degli sformati, soprattutto di verdura, delle torte di verdura. E ripeto, è molto, molto facile ed è molto versatile. 250 grammi di panna che può essere fresca o panna da cucina. Un uovo, sale, pepe e noce moscata. La potete speziare come preferite, gli potete dare il sapore che preferite. Dopodiché andremo a stratificare a strati alterni le melanzane e le zucchine mettendo la crema e l'Emmental grattugiato. Ci sta benissimo della feta, ci sta benissimo ci sta benissimo un formaggio fresco, ci sta benissimo del brie, della gorgonzola. Potete aggiungere, come dicevamo prima, anche una parte di altro tipo di verdura a foglia piuttosto che del prosciutto, del prosciutto affumicato. Spaziate come preferite, assemblatelo come è vostro miglior gusto. Anna Maria, sì,
se lavori soltanto con modalità crisp, tempi leggermente più corti di cottura, se fai riferimento chiaramente alla dolce. Io per le verdure sto lavorando solo in modalità crisp, regolando il tempo in autonomia. Ora, l'altezza della griglia influisce in base a ciò che tu stai preparando. Quindi se stai cuocendo, che ti posso dire, una torta e metti la griglia troppo alta, è chiaro che la troppa vicinanza al grill superiore tenderà a compromettere la superficie della torta. Differentemente, come faremo subito dopo, quando andiamo a fare il pollo in panatura, metterò la griglia più alta possibile perché dovrò ottenere, proprio per fare lo strato croccante, il più possibile, la teglia più possibile vicina al grill. Ok, Donatella, immagino ricotta, Donatella suggerisce la ricotta come altra alternativa possibile a montare il nostro tortino e ti rispondo a un'altra domanda dicendo sì, potete utilizzare le griglie all'interno del forno durante la cottura, al punto che addirittura i programmi che sono memorizzati all'interno del forno molto spesso non solo con il sesto senso vi indicano automaticamente il tempo di cottura in base al peso, ma vi viene indicato con un LED in basso a destra sul display del forno, lo vedremo subito dopo quando andiamo a fare il pollo, sarà il forno stesso che vi indica che è necessario utilizzare la griglia per ottenere un risultato migliore. Quindi sì, vi ripeto, le griglie sono fatte apposta, le potete tranquillamente utilizzare all'interno del forno anche con il programma CRISP. Ok? Sì, scusate, per grigliare le verdure ho messo all'interno del forno la griglia più bassa, perché questo forno ne ha due in dotazione, una più bassa e una più alta. Io ho utilizzato nel forno la griglia più bassa per fare la grigliatura delle verdure. Scusate, l'avevo messo perché stava già dentro al forno. E a questo punto che facciamo? Andiamo a montare i nostri tortini, quindi stampino di ceramica, sistemo un po' di crema, 250 ml di panna, non so se ho risposto alla domanda che mi era stata fatta, sono 250 ml di panna, un uovo, sale, pepe e noce moscata, una base per non far seccare troppo il primo strato di verdure che vado a mettere e comincio a montare il tortino. Considerando che, come vedete, il diametro della fetta della melanzana è troppo largo rispetto allo spazio che ho all'interno del pirottino, non faccio nient'altro che tagliare la fetta della melanzana a metà, ok? E assemblo. Vedete? Gli strati, anche magari affiancando, visto che la melanzana è larga e la zucchina è stretta, metto una zucchina accanto alla melanzana e ho pareggiato la base, ok? Questo è chiaramente il cambiamento in corso d'opera legato a, come spesso può succedere in cucina, anche a occasioni e cambiamenti necessari al momento. Quindi ho messo mezza melanzana con accanto la zucchina e ho pareggiato la superficie del pirottino. Scusate. Adesso vado a mettere la crema. Ricordate che non serve mettere tanta crema perché poi comunque questa si scioglierà in cottura, altrimenti avrete troppo liquido all'interno del tortino rispetto poi alla consistenza delle verdure. Ne basta poca, si scioglierà in cottura e io metto dell'Emmental grattugiato. Ok? Faccio la stessa cosa, riprendo la melanzana tagliata sempre a metà e rimetto la metà della melanzana facendo una leggera pressione con le dita e accanto alla zucchina.
Sempre una leggera pressione, metto un po' di crema. Rimetto l'emmental. Facciamo un ultimo strato, sempre nello stesso modo. Se ci riuscite, alternate il verso. Non so, rapponete le verdure sempre nello stesso modo, ok? Cercate di alternare anche il verso in cui sono messe le verdure, in modo che poi sarà tutto molto più compatto e sarà consistente anche quando lo andate a tagliare, altrimenti se montate sempre tutto nello stesso modo, come andate a togliere un pezzo si smonterà tutto. Ok? Zucchine. Finiamo l'ultimo strato con la crema. Stavolta magari ne metto un pochino di più perché dovrò poi andremo a gratinare, ok, in forno, quindi ne posso mettere un po' di più, così rischio di, posso gratinare bene e non rischio di bruciare. Mettiamo sopra l'ultimo strato di Emmental, in questo modo qui. E adesso andiamo a infornare stavolta andiamo a cuocere nel forno extra space. Quindi che cosa facciamo? Ci spostiamo da quest'altra parte, vi do le caratteristiche di questo forno di cui non abbiamo avuto modo ancora di parlare. Extra space, forno multifunzione, leggermente più piccolo, 25 litri interni. Con una caratteristica fondamentale, quella di non avere il piatto rotante. Ho l'intera superficie del forno libera a disposizione del contenitore, della pirofila, della teglia, del supporto che mi serve per poter cuocere. Nel caso del crisp avrò un supporto stavolta quadrato da mettere come supporto del mio piatto crisp, che stavolta sarà chiaramente rettangolare, non più quadrato. E ho la griglia come nell'altro forno, che questa volta ha un'unica misura. Ok, che cosa andiamo a fare? Sistemo sul piatto crisp i miei tortini. Ok, vado a metterli in forno. Cottura crisp per 7 minuti. Al termine dei 7 minuti di cottura, per gratinare meglio in superficie, andremo ad inserire la griglia all'interno del forno per sollevare i tortini verso il grill e per dare quindi con l'uso del grill, una doratura perfetta alla nostra superficie. Intanto, Martina, ceramica adatta al microonde, sempre e comunque, sì. Se potete, cercate di utilizzare sempre, come dicevo prima, dei supporti che siano adatti o certificati per l'uso del microonde. Potete, chiaramente, abbiamo fatto dei pirottini piccoli, la stessa cosa la potete fare con uno sformato più grande, utilizzando chiaramente anche una pirofila, uno stampo più grande. Dove il tempo di cottura sarà chiaramente leggermente più lungo e anche per la doratura avremo necessità magari non più di un paio di minuti di griglia come faremo adesso, ma magari 3 o 4. Okay? Quindi lo potete tranquillamente fare anche in sotto forma di sformato grande, allungate leggermente il tempo di cottura e anche magari il tempo del grill per andare a dorare la superficie. Se invece dovete procedere come Orazio da copione con il piatto rotante, stesso discorso.
piatto messo con piatto crisp messo all'interno del forno sopra la anche direttamente sul piatto sul piatto rotante del microonde, cuocete sempre con la modalità crisp per 7 minuti e poi andate a inserire la griglia più alta per con il grill ottenere la doratura che noi faremo di qua. Stessa identica procedura, ok? Considerate che quando lavorate con un forno con una capacità di vitraggio interno maggiore e riapplicate la stessa ricetta ad un forno più piccolo, sarà possibile che lo stesso risultato voi lo otteniate con 1 minuto e mezzo in meno, perché la camera di cottura più piccola, la concentrazione del calore, quindi una minor dispersione del calore, consente spesso di ottenere lo stesso risultato di cottura in un tempo leggermente inferiore. Quindi quando passiamo dal grande al piccolo avrete anche un leggero risparmio in termini di tempo. Se comunque riapplichiamo lo stesso concetto dal piccolo al grande, possiamo tranquillamente mantenere lo stesso standard di cottura. Giorgia, sì, puoi fare la stessa cosa con i Pyrex, stesso discorso, potete utilizzare siliconi, Pyrex, vetro, ceramica, adesso addirittura sono l'ultima generazione di, oggi è giornata di dislessia, l'ultima generazione di terracotta, non mi ricordo l'azienda che l'ha fatta, comunque è nata anche un contenitore, una teglia in terracotta che è adatta all'uso del microonde, quindi ripeto, le aziende sul microonde stanno investendo tanto e quindi ci sono tante aziende che stanno convertendo molti materiali anche all'uso del microonde. Quindi sì, tranquillamente. L'unica cosa magari è se non lo doveste sapere perché è qualcosa che già avete in casa, magari provatelo prima, ok? Quindi prima di andare a cuocere, ok, fate una prova veloce per capire se il materiale è energicino nel microonde oppure no. Bastano pochi secondi. Sicuramente non l'alluminio all'interno tassativamente bandito l'alluminio all'interno del microonde. Ecco perché prima rispondevo quando mi chiedevate se posso utilizzare l'acciaio all'interno del microonde. Sì, se è acciaio puro lo posso utilizzare all'interno del microonde, non ho problemi. Se si tratta di materiale rivestito, come spesso succede, che magari è alluminio rivestito, no, perché chiaramente il microonde reagisce immediatamente. L'orazzo si grignerà nel forno grande per un paio di minuti, non di più, come di qua. 2 minuti di grill e otterremo la gratinatura della superficie del tortino. Ok? Sì, ripeto, si possono utilizzare diversi materiali di diversa altezza e diverso spessore. Le aziende ormai ne stanno facendo tantissimi. E vi ripeto, non ultima, ho visto anche la terracotta adatta al microonde, quindi se ne trovano veramente tanti. Ripeto, se avete del materiale magari a casa, è ovvio che prima di andare ad acquistare qualcosa, se già lo avete, magari provatelo. Se dovete provare del materiale all'interno del microonde, non lo provate a secco. Mettete qualcosa anche della semplice acqua all'interno, ma non lo provate mai senza aver messo qualcosa all'interno, okay? Non lo fate scaldare mai a vuoto. Siamo a 1 minuto dalla fine della cottura. E come vi dicevo, controlliamo lo stato di cottura dei tortini e al limite gli andiamo a dare un paio di minuti di grill per fare la doratura in superficie. Quindi preparo la griglia da inserire. Okay, intanto faccio anche pulizia. Okay.
sta delle spalle, ma sto solo pulendo. Allora. Allora, come cottura io direi che ci siamo, vedete, è anche leggermente cresciuto. Ovviamente non è particolarmente colorato in superficie, quindi che cosa vado a fare? Riprendo la griglia del mio forno, la inserisco nella camera. Evitiamo che possano scivolare. Rimetto la teglia, il piatto grigio, sopra la griglia e faccio andare 2 minuti il grillo. Ripeto, se poi lavorate con il fan, con il forno più grande, il tempo del grill rimane lo stesso, quindi potete inserire la griglia più alta all'interno del forno e attivare il grill per 2 minuti. L'ExaSpace ha un grill, sta a un'unica potenza di grill. Se lavorate con il 339, per esempio, avete la possibilità di regolare tre intensità del grill, bassa, media o alta. È ovvio che per arrivare a 2 minuti, in 2 minuti alla gratinatura della superficie, lavorate chiaramente alla potenza massima del grill. Mi prendo 3 secondi per un bicchiere d'acqua. Perdonate solo un istante. So da dove siete collegati, ma a Roma fa particolarmente caldo. E quindi vi ripeto, abbiamo preriscaldato il piatto crisp, l'abbiamo portato a temperatura in 3 minuti. Nel frattempo abbiamo tagliato zucchine melanzane, l'abbiamo messo sul piatto caldo con olio e sale, le abbiamo cotte per complessivamente 9 minuti. Abbiamo preparato una crema, ho preparato, insomma, abbiamo preparato una crema con 250 ml di panna, un uovo, sale e pepe, e noce moscata. Abbiamo stratificato nostro tortino all'interno di un pirottino con melanzane, zucchine, crema e Emmental grattugiato, e siamo andati a cuocere in microonde dell'Extra Space in modalità crisp per 7 minuti. E adesso abbiamo messo per 2 minuti il grill con la griglia più alta per ottenere la gratinatura. Eccoli qua. Adesso chiaramente mi avvicino in camera per farvelo vedere nel giusto modo. Lo devo fare chiaramente con guanto da forno. E questo, aspettate che se no mi cade. Vedete? Questa è la gratinatura che ottengo in 2 minuti. Potete ovviamente scegliere. Potete chiaramente scegliere di fare 3 minuti, darlo più colorato. È ovvio che questa è una scelta assolutamente, assolutamente personale, però questo già è un risultato assolutamente soddisfacente. Ok? Quindi ripeto, sono stati 7 minuti di cottura, 7 minuti di cottura, modalità crisp, ok? E abbiamo poi per 2 minuti inserito la griglia più alta e siamo andati in cottura con il grill. Sì. Ok, allora, ricapitolando al volo quello che abbiamo fatto fino adesso, una torta al cioccolato con base yogurt che abbiamo cotto. Allora, impasto realizzato con un vasetto di yogurt, due di zucchero, due uova,
una bustina di lievito istantaneo per dolci, 3 basette di farina, levati 2 cucchiai, abbiamo inserito 2 cucchiai di cacao amaro, un vasetto di olio di semi, 100 grammi di cioccolato fondente al 70% e un po' di granella di pistacchio che abbiamo messo in superficie. Abbiamo realizzato l'impasto, abbiamo prima sciolto il cioccolato con 3 cicli da 30 secondi, abbiamo realizzato l'impasto della torta, abbiamo incorporato anche il cioccolato e il cacao, abbiamo versato l'impasto in una tortiera crisp e siamo andati direttamente in cottura con il programma numero 21 del nostro 339, il programma dedicato alle torte, e abbiamo cotto complessivamente in 12 minuti la nostra torta. Dopodiché siamo andati a realizzare un tortino che abbiamo fatto adesso di verdure, poi dicevo un attimo fa, grigliando melanzane zucchine sul piatto crisp preriscaldato con olio e sale. Abbiamo cotto le verdure, abbiamo realizzato una crema con panna, uovo, sale, pepe, noce moscata e abbiamo stratificato i nostri tortini con montato, stratificato i nostri tortini con verdure, crema ed emmental grattugiato. 7 minuti di cottura crisp e 2 minuti di grill rialzato con la griglia interna. E adesso apriamo un capitolo legato al discorso delle panature e quindi alla possibilità di utilizzare la funzione crisp per ottenere delle panature che non hanno, quindi fritture e panature che non hanno nulla da invidiare alle fritture standard, con grande vantaggio di poter utilizzare un quantitativo minimo di olio, non avere il problema dell'odore del fritto in casa, non avere il problema dello smaltimento dell'olio residuo dalla frittura e con l'idea di realizzare anche qualcosa di più simpatico e più particolare. Orazio, la quantità di lievito è la bustina di 16 grammi, la bustina istantanea lievito istantaneo per dolci da 16 grammi, quella standard, e Salvatore, la panna per il tortino potete utilizzare una panna fresca o una panna da cucina, quella che preferite, quella che trovate, quella che vi aggrada di più. Il quantitativo ho fatto una crema con 250 grammi di panna, un uovo, sale, pepe e noce moscata. E quindi adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare dei nuggets di pollo. Quindi andiamo a fare una prima, prepariamo una paratura per il nostro pollo, dopodiché taglieremo il nostro petto di pollo a strisce e lo andremo a panare e a cuocere direttamente in forno 339 con un programma dedicato apposta alle panature. Ok? Quindi vi dicevo, una frittura che posso realizzare con pochissimo olio. In che modo? Sporcando il pangrattato con pochissimo olio. Lo posso andare poi ad aromatizzare come voglio, ok? E andrò poi a panare il pollo. Mi serve una piccola ciotola per il pangrattato. Metterò il pangrattato all'interno della ciotola. Il quantitativo che mi occorre chiaramente in base a quanto pollo devo panare e sporcherò il pangrattato con dell'olio, metterò sale e pepe e in questo caso scelgo di grattugiare nel pangrattato anche la buccia di lime. Ok? Qual è il risultato che devo ottenere? Aggiungerò olio fino ad ottenere che il pangrattato si compatti un minimo. Ok? Esattamente come il risultato che avete con la sabbia bagnata sulla spiaggia. Ok? Quando stringete in mano un pugno di sabbia umida, prende quella forma e non si muove, mentre invece la sabbia scivolerebbe via. La stessa cosa, devo sporcare il pangrattato con dell'olio fino a ottenere una parte abbastanza compatta e vi assicuro che non è necessario utilizzare grandi quantitativi di olio. Quella parte di olio che io vado a mettere nel pangrattato è quella parte che mi aiuterà con il programma e quindi con il crisp a mantenere l'esterno perfettamente croccante e a mantenere morbida la parte interna. Ok? Quindi abbiamo detto pangrattato, una macinata di pepe, macinato al momento, che chiaramente valutate voi in base al fatto che possano esserci o meno bambini
Questo è un modo simpaticissimo, diverso, nuovo di far mangiare anche carne e pesce ai bambini. Sono divertito molte volte con mio figlio a fare preparazioni di questo tipo, perché in questo modo io posso mangiare tantissime cose, da carne, pesce, verdure, ed è un modo per giocare sia dal punto di vista della realizzazione per poterlo fare insieme, sia per presentare ai bambini carne, pesce, verdure in una veste diversa, molto più gustosa e molto spesso anche più divertente rispetto al solito. Giuseppina, no, oggi pomeriggio non ho in ordine di utilizzare il programma per lo scongelamento, ma ne possiamo parlare mentre faccio la lavatura, nel senso che anche i programmi di scongelamento sono impostati per lavorare con il programma del sesto senso. Quindi ci sono dei programmi divisi per lo scongelamento, divisi per categoria del prodotto, in categoria merceologica, e sono impostati con il sesto senso. Quindi, inserendo il peso del prodotto che si deve scongelare, si va a calcolare in forno automaticamente il tempo necessario per lo scongelamento. E poi, se ci sono domande specifiche, posso esserti di aiuto, ben volentieri. Come vi dicevo, sale, pangrattato, sale, pepe, olio. Considerate che metto l'equivalente di un cucchiaio d'olio che vado a mescolare. Adesso mettiamo anche la buccia di lime. Okay. Anche qui il pangrattato lo potete speziare come volete, ok? Dargli un sapore, dare delle spezie, usare dello zenzero in polvere, utilizzare della paprika per farlo leggermente piccante, della paprika affumicata, paprika piccante. Anche qui potete giocare come ritenete voi, sia per il prodotto che dovete fare, sia per le persone a cui lo dovete servire. Donatella, sì, per il pesce uso lo stesso principio che applico per realizzare la panatura, lo posso utilizzare per carne, pesce, verdure. È ovvio che in base a come io vado a speziare, aromatizzare, caratterizzare la panatura, la destinerò a carne di un certo tipo, pesce, pesce di un certo tipo, verdure, in base a quello che devo fare. Ok? E come vi dicevo, buccia di lime, che diciamo d'estate, prodotto fresco, estivo. Mi piace moltissimo il profumo del lime. Recuperiamo tutta la parte che rimane dietro alla grattugia. Profumo sempre molto, molto forte. Recupero qualcosa che è andato fuori dalla ciotola. Allora, vedete, se io schiaccio il pangrattato contro la parete della ciotola, non mi cade dal cucchiaio. Ok? Questo è quello che è necessario ottenere, come vi dicevo prima, quel risultato tale per cui, se applico una certa pressione sul pangrattato sporcato dell'olio, il pangrattato rimane compatto. Ok? Se volete avere questo per darvi un parametro di riferimento, perché non posso sapere quanto pangrattato e quanta panatura dovrete andare a utilizzare. Diciamo che come parametro che vi posso dare il più evidente possibile, mi è venuto sempre l'esempio della sabbia bagnata. Okay? Quindi, se io con il cucchiaio applico un po' di pressione sul pangrattato, vedete, mi rimane attaccato al cucchiaio, non cade. Quindi è lo stesso.
è lo stesso esempio che vi dicevo della sabbia tenuta schiacciata all'interno del palmo della mano, ok? Ovviamente a pangrattato ottenuto, adesso passiamo a tagliare il pollo, che chiaramente è in frigorifero perché altrimenti farebbe troppo caldo. Prendiamo del petto di pollo e anche qui andiamo a realizzare fettine di petto di pollo, ok? Che vado a tagliare non realizzando dei cubetti, ok? Quindi dei bocconcini. Le taglio trasversalmente per ottenere anche delle strisce come questa, ok? Anche per dargli una forma diversa dal solito, ok? Quindi taglio tante strisce in questo modo e le vado poi chiaramente a mettere dentro al mio pangrattato. Direi che ne possiamo fare due o tre filetti. Sono più che sufficienti. Allora, poi il pollo lo andrò a mettere direttamente sul piatto crispo che mi preparo. Quindi, piatto crisp. Vado a condire bene il pollo e questa cosa necessariamente la faccio con le mani per fare prima, anche perché cerco di applicare un po' di pressione, okay, sulla carne per far aderire molto bene il pangrattato. Io in questo caso non sono passato per l'uovo sbattuto. Se volete una panatura croccante fuori, un po' più morbida dentro, potete tranquillamente scegliere di passare la carne prima nell'uovo e poi in questa panatura, non c'è nessun problema. Dipende se vi piace quella panatura un po' più corposa rispetto a questa un po' più asciutta e croccante, come volete voi. Ok? Fatto questo, sistemo il mio pollo direttamente sul piatto crisp. In questo modo. E poi andrò a cuocere con un programma che il 339 ha apposta per le panature. Quindi esiste una serie di programmi che sono dedicati appositamente alle fritture e che quindi sono dedicati esattamente a ottenere il miglior risultato possibile per questo tipo di prodotto e andiamo divise per categoria, quindi andiamo dalle patatine fino a pollo, pesce, verdure, divise chiaramente per categoria di prodotto. Okay? Le trovate sotto alla categoria dei programmi già memorizzati per il crispo. Adesso ve li faccio vedere da vicino. Come vi dicevo, il 339 ha una serie di programmi. Aspettate che il 339 ha all'interno della serie di programmi dedicati al crispo, una serie di programmi dedicati appositamente alle panature e alle fritture, ok? Tra le quali spunta anche un programma dedicato apposta a un prodotto come questo, che sono delle crocchette di pollo. Questi programmi, anche loro dedicati alle fritture, hanno la caratteristica di lavorare con il sesto senso, ok? Quindi sono già impostati per lavorare
calcolare automaticamente il tempo di cottura. E come vi dicevo prima, visto che lo sappiamo già, questa è la griglia più alta di questo forno. Se io vado a impostare il programma Dual Crisp numero 4, che è appunto quello delle panature per la carne, ok? Se io metto Dual Crisp programma 4, vedete? Mi compare sul display del forno l'icona della griglia. Ok, quindi torno su un discorso dedicato alle griglie in cottura, utilizzata in cottura, è il forno stesso che mi indica la necessità di questa per un risultato ottimale. Quindi pollo in teglia, vado a inserire il pollo. Come vi dicevo, schiaccio, mi chiede ovviamente la quantità di pollo che ho messo all'interno, è anche leggermente inferiore ai 200 grammi, che è il minimo che mi viene richiesto, e quindi fra 12 minuti abbiamo il pollo pronto per essere servito. Tutti questi programmi dedicati alle fritture hanno la caratteristica di avvisarvi all'incirca a metà cottura, per girare il prodotto e quindi ottenere una panatura perfettamente croccante e dorata su entrambe le parti o entrambe le superfici del prodotto che state cucinando. E ricapitolando, allora, Anna Maria, se non hai il Dual Crisp griglia alta lo stesso, sì, crisp normale, sempre con la griglia più alta possibile. Se lavorate in modalità manuale, quindi senza il programma, considerate che di solito si sta intorno ai 10 minuti, 9-10 minuti in base allo spessore e alla quantità della carne che state mettendo in panatura, ok? Quindi per quanto arrivo come questo, tranquillamente in 9-10 minuti avete il prodotto fatto. Qui ne calcolo 12,30, quindi sempre chiaramente avendo la teglia il più alto possibile perché per ottenere i programmi di frittura è ovvio, è chiaro che le due variabili, i due fattori fondamentali per ottenere questo risultato sono, rispetto alle microonde, sono il grill e la ventola. Il grill per la doratura il calore forte per la doratura, e l'aria per poter seccare e quindi rendere croccante la superficie esterna del prodotto. Okay? Quindi ecco che se dovevo fare interagire in maniera molto più consistente grill e la ventola, tenendo in forno la teglia sollevata, è chiaro che avrò prodotto nella parte più alta con la concentrazione di calore maggiore all'interno della camera di cottura, e avrò un risultato migliore. E cercando di ricapitolare quello che abbiamo fatto oggi pomeriggio, prima di salutarci al termine della cottura del pollo, abbiamo realizzato una torta al cioccolato, come dicevo, con un impasto molto facile, con una base di torta allo yogurt che abbiamo voluto convertire rivestire come una torta al cioccolato con una granella di pistacchio che abbiamo cotto con il programma delle torte in 12 minuti. Abbiamo realizzato dei tortini di verdure grigliando melanzane su un piatto crisp preriscaldato e poi montando all'interno di pirottini le stesse verdure con una crema e panna, uovo, sale, pepe, noce moscata e del Emmental grattato. Abbiamo cotto nell'extra space per 7 minuti con il programma crisp, e poi abbiamo, con il grill, sollevando con la griglia all'interno, abbiamo grigliato per un paio di minuti per dare la doratura in superficie. E adesso stiamo cuocendo del pollo che abbiamo panato insieme con una panatura di pangrattato, olio, sale, pepe e guscia di lime grattata. Abbiamo tagliato il pollo a strisce e abbiamo panato, schiacciando molto bene il pollo all'interno della panatura, disposto il pollo sul piatto crisp, e stiamo in cottura con un programma apposta per le fritture
manuale, è ovvio che considerate che in base al tempo che voi calcolate su per giù a metà cottura farete la stessa operazione, cioè girerete la carne o il pesce, quello che sia, per dare una maggiore consistenza alla panatura esterna. Anna Maria, sì, si può fare tranquillamente. Anna Maria mi chiede se si può fare panando soltanto con del sesamo. Sì, tranquillamente, si può fare la panatura anche tranquillamente con il sesamo. Consiglio anche lì il sesamo, dei semi misti, quello che vuoi, sporcali leggermente con un po' di olio. Ok? Sempre per il discorso che abbiamo fatto prima. L'olio sarà quella parte che darà croccantezza in parte esterna e manterrà morbida la parte interna, preserverà la parte morbida all'interno. Quindi se anche usi dei semi misti, papavero piuttosto che sesamo, quello che sia, sempre sporcato con un pochino d'olio prima di andare in cottura. Ok? Vedete? Il forno mi sta avvisando di girare il pollo. Ora, scusate che ho lasciato dall'altra parte la pinza, spero di rimanerci, ci sono arrivato, tiro fuori il piatto e vado a girare il mio pollo sulla teglia. Si sente già il profumo del lime. Rimetto il pollo in teglia, scusate, rimetto il pollo in forno e do lo start per il termine della cottura. Scanso solo alcune cose per fare un po' d'ordine di pulizia, devo mettere l'acqua per rinforzarmi. Come dicevo anche stamattina, oggi è l'ultimo appuntamento del mese di luglio. Noi continueremo a essere a calendario con questi appuntamenti fino al 30 di settembre, prevalentemente sempre a cavallo del fine settimana, quindi del weekend. Ci sarà uno stop solo nelle 2 settimane centrali di agosto, dopodiché ci saremo praticamente quasi tutti i fine settimana. Ovviamente ad agosto, a settembre continueremo a cambiare anche le ricette e a breve comparirà sulla piattaforma la programmazione delle ricette sia di agosto che di settembre con tutti gli ingredienti. Quindi se vi farà piacere, avrete modo di continuare ad essere con noi, mi farà particolarmente piacere. Come ho detto all'inizio, stiamo facendo in modo di predisporre un canale con un accesso diretto per chi si è collegato anche solo una volta a questi nostri appuntamenti, per rendervi possibile la visione delle puntate che sono state registrate in precedenza. Quindi sarete contattati automaticamente sulla mail con cui vi siete registrati e vi sarà dato un link di accesso diretto per poter vedere gli appuntamenti precedenti, le altre ricette e gli altri contenuti che abbiamo realizzato in precedenza. Per esempio, questi mi viene in mente perché mentre aspetto che termini la cottura, questi programmi dedicati alle fritture sono ottimi anche per tutti quei prodotti che voi trovate già in commercio surgelati pronti all'uso, che vengono in maniera perfetta, proprio perché, per esempio, in molti di quei casi o c'è molti di quei prodotti o c'è una prefrittura o c'è comunque dell'olio presente nella panatura esterna, e guarda caso riusciamo a ottenere un risultato perfetto cuocendo con questi stessi programmi o anche solo con il crisp a modalità manuale, non crediate,
dei prodotti che sono pronti in pochissimi minuti e che vengono in maniera perfetta. Ripeto, senza dover per questo consumare olio, fare odore in casa, non sapere come smaltire l'olio, o anche semplicemente dovendo scaldare magari un forno per cuocere 2, 3, 4 pezzi e quindi tempi molto più lunghi, consumi molto più alti. Posso anche garantire che per i bambini è un divertimento abbastanza interessante realizzare tutte queste cose con le mani, ok? E in questi tempi particolari che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, insomma, c'è stato modo di sperimentare a lungo anche cotture di questo tipo. Sì, Anna Maria, assolutamente sì. Soprattutto patate fritte che trovate surgelate già pronte, anche in quel caso con prefettura o meno, tranquillamente lavorate o col programma che il forno già apposta per le patatine, oppure lavorate sempre in dual crisp o in crisp in modalità manuale, sempre con la parte rialzata, sempre con la parte rialzata, tenendo la teglia più rialzata possibile. Anche quelle vengono perfette. Siamo a 2 minuti. Ah, una cosa che non... Diciamo che è preferibile ogni volta che si serve qualcosa di panato, fritto, accompagnarlo con una salsa, con una crema, con qualcosa che ammorbidisca quel croccante. Che tenderebbe poi a impastare la masticazione e soprattutto la deglutizione, quindi si tende sempre a servire da qualcosa di fritto con delle salse, delle creme. Anche qui potete abbinare salse o creme in base alla panatura che avete scelto di fare, a come avete aromatizzato la panatura. In questo caso ho messo dell'lima all'interno del pangrattato, quindi posso scegliere di fare una maionese da aromatizzare sempre con il lime per andare a supportare ancora l'aroma del lime. Posso scegliere di andare a contrasto facendo una maionese con una paprika piccante da affiancare al lime. Decidete voi come gestire. Sicuramente ogni volta che si serve qualcosa di fritto sarebbe preferibile farlo accompagnando anche una crema o una salsa che aiuta a mangiare. Allora Paola, quanti minuti per le patatine fritte? È chiaro che anche lì le patatine, il tempo è direttamente proporzionale alla quantità. Allora, se non ricordo male, ragiono in termini di programma. Il programma preimpostato, la panatura, te lo dico appena il forno ha finito. Appena finita la cottura andiamo a vedere insieme il tempo che calcolerebbe per la cottura delle patatine e da lì ci possiamo tranquillamente regolare anche per il manuale, anche perché loro questo forno è impostato in maniera automatica con le quantità. Andiamo a leggere le quantità che ci indicherebbe per le patatine fritte e ti so dare un parametro da utilizzare per una cottura manuale. Ok, solo il tempo che mancano 40 secondi. Vediamo il prodotto, il pollo finito, il profumo si comincia a sentire. Di lime in cucina e andiamo a controllare insieme il tempo di frittura delle patatine. No, Martina, non vai fuori programma perché in tempi recenti ho sperimentato di tutto. Sì, puoi cucinare tranquillamente pane, pizza, focacce con il forno. Ho sempre lavorato con il forno in modalità crisp. Facendo ciabatte, pane, panalizzazione naturale, considera di tenere lavorare con l'impasto steso direttamente sul piatto crisp, lavorando con il piatto direttamente appoggiato sul piatto di vetro girevole, quindi senza sollevarlo troppo, altrimenti rischieresti di andare a bruciare l'impasto. Allora, mi avvicino per farvi vedere la panatura del pollo. Aspettate, se no faccio danni.
Questo è il pollo che adesso vi faccio vedere da vicino. Perfettamente panato. Ve lo voglio, che se il gioco di contrasto delle luci diventa difficile da gestire. È un pollo perfettamente croccante. E cerco, vedete? Perfettamente croccante in esterno. È chiaro che se aspettate un paio di minuti che tende a fermarsi un attimo, quindi a raffreddarsi un attimo, diventa perfettamente croccante fuori e rimane perfettamente morbido dentro. Ok? Adesso, per rispondere alla domanda sulle patatine fritte, il 339 ha il programma 3 nel 2 crisp e le patatine. Se io vado sul 2 crisp al programma 3, ho le patatine, consideriamo che per cuocere le patatine, per 300 grammi di patatine mi considera 13 minuti. Quindi consideriamo che se lavoriamo in modalità manuale, 300 grammi di patatine fritte le posso mettere sul piatto nella posizione più alta all'interno del forno, in modalità crisp o dual crisp, e dopo 10 minuti, 11 minuti le posso tranquillamente controllare e credo che siamo già sulla tempistica giusta per averle cotte nel modo giusto. Ora, e Giuseppina, non so che riferimento fai rispetto alla domanda sui giorni. Non so che cosa, qual è, come ti posso rispondere? La differenza tra i giorni rispetto a cosa? Allora, a calendario troverete gli appuntamenti sempre venerdì o in base alle settimane, o di venerdì o di sabato o di domenica, a volte anche di lunedì. Nell'arco dello stesso mese cambiamo una o due volte le ricette, e gli appuntamenti che vedete sono giornalieri, la mattina con un blocco da tre ricette, il pomeriggio con un blocco da tre ricette differenti, ok? E questo è di solito il calendario degli appuntamenti mensili che si viene a rispettare. Sì. Non ci sono particolari domande da parte vostra, posso dire di aver concluso anche questo appuntamento pomeridiano. Ah, allora, la differenza tra i forni che vedi è che questo qui a destra è un 339, un multifunzione, è il più grande, il top di gamma è il 33 litri, ok? Questo qui a sinistra è più piccolo, è un forno più compatto, è un 25 litri, che ha la caratteristica, è un multifunzione anche lui, ma ha la caratteristica di non avere il piatto rotante all'interno della camera. La base è completamente libera e puoi utilizzarlo con prodotti, supporti di diversa misura, senza essere vincolata dal diametro del piatto rotante. Quindi è vero che ho 25 litri di capacità interna, ma in realtà non avendo il vincolo del piatto rotante sviluppa come se fosse un 28 litri, super giù. Ok? E allora, credo a questo punto di aver terminato. Ci tengo a salutare in modo particolare chi è stato chi è già stato collegato con noi altre volte. Ringrazio di nuovo chi si è collegato oggi per la prima volta. Spero di essere stato il più esauriente possibile rispetto alle vostre domande. Spero di esservi stato utile con qualche curiosità da portare in cucina per la cucina con il microonde. Spero di potervi ritrovare nei prossimi appuntamenti tra agosto e settembre. E a questo punto penso di potervi salutare. Non mi sembra, non so se ho letto qualcosa. Ok, grazie, grazie, grazie. Ovviamente grazie, Emanuela. Ripeto che i video che sono stati fatti anche in precedenza vi verranno comunicati, cioè vi verrà comunicato direttamente
direttamente sulle vostre mail un canale al quale vi sarà dato accesso diretto per poter vedere e scaricare tutti i video dei corsi che sono stati tenuti fino ad oggi e che sono stati registrati. Ok, ovviamente ancora grazie per i complimenti, grazie a voi per la cortesia, per il tempo che mi avete dedicato e per la pazienza che avete avuto ad ascoltarmi. Spero di ritrovarvi nei prossimi appuntamenti ormai di agosto e di settembre. Se ci rivediamo a settembre, vi auguro anticipatamente buone vacanze. Se ci rivediamo anche ad agosto, è enormemente piacere di nuovo. Grazie ancora, a presto, buona serata, buon proseguimento, buon fine settimana. Grazie e ciao. Alla prossima.